Consigliere Matteotti. Grazie Presidente. Mi sente? Sì. Sì, si sente benissimo. Prego, consigliere. Perfetto, grazie. E no, brevemente, visto che alcune informazioni finalmente sono giunte. È facile dire lavoriamo insieme, ma il problema è che le informazioni che arrivano sempre all'ultimo momento. Di questo ce ne siamo già lamentati molto, molto, molto tempo fa e la questione non è mai stata risolta. Anche le stesse slide che sono comparse stasera potevano essere tranquillamente messe a disposizione dei consiglieri qualche giorno fa, punto di domanda. L'abbiamo chiesto tante volte, ma non si è mai voluto dare una risposta effettiva. Allora, andando al dunque, sull'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, sostanzialmente sia Caproni che Zanoni hanno confermato quello che io ho letto nella relazione dei revisori. Ho letto la relazione dei revisori per il semplice fatto che è quella più leggibile, perché se provate solo a guardare l'allegato A, l'allegato B, l'allegato C, l'allegato D, vi vengono i capelli bianchi ancor più di quelli che sono ora. Ma comunque, questa era una battuta, abbiamo sempre detto anche quello tante volte, gli allegati sono pressoché illeggibili e l'unico documento in cui si riesce a fare assunto in maniera decente è la relazione del revisore dei conti. Io prendo quella anche perché non è discutibile, è oggettiva. Non sono parole mie, ma sono parole dei revisori. Intanto. Altra questione sull'utilizzo dei fondi programmati. Allora, questo non è un problema di quest'anno, questo è un problema che si dilunga da anni, da 5 anni. Ogni anno abbiamo avanzi di bilancio. E non sono tutti ricollegati al fatto che fino a pochi anni fa avevamo il blocco delle somme da spendere. Il problema è che ogni anno, di anno in anno, ci sono fondi che non vengono spesi. Allora la domanda fondamentale è questa: serve mettere in bilancio opere che dopo comunque non si riesce a rendere effettive? Questa è la domanda fondamentale e questa era la mia critica, non al fatto che so benissimo che gli uffici sono sottodimensionati e fanno quello che possono, ma questo si poteva prevedere anche all'inizio dell'anno scorso, sinceramente, o comunque, visto che abbiamo fatto tante variazioni di bilancio, il tiro si poteva tranquillamente aggiustare in corso d'anno. Questo è il sunto della questione. Si è messo nella pentola tanta roba che dopo alla fine non si è riuscita a cucinare. Questa è la mia critica. E non è la critica ai cuochi, è la critica a chi quella roba nel pentolone ce l'ha messa, che non sono gli uffici. Chi ha deciso di fare certe opere non sono gli uffici, è la giunta. Questa è la critica, che va giusta, giusta solo alla parte politica. Io gli uffici non li ho tirati in ballo e ogni volta che io faccio una critica mi si addossano delle colpe e questo mi fa veramente arrabbiare, perché mi si mettono in bocca parole che io non ho mai detto e questa purtroppo è un andazzo che deve finire, perché è successo parecchie volte questa storia. Mi si mette in bocca parole che io non ho mai detto.
Io non ho detto che gli uffici, che oggi l'assessore Zannone ha detto, è stato gettato discredito sugli uffici comunali, ma dove? Adesso io chiedo una rettifica all'assessore Zannone, io ho mai detto che gli uffici comunali non hanno fatto il loro mestiere. Io ho criticato la giunta e la sua maggioranza, non gli uffici. Per cui è ora di finirla con questa storia. Non consigliere, la pregherei di concludere perché avrebbe già esaurito il tempo. Ok. Vabbè. No, concluda, se deve aggiungere. No, stavo... Lascio il tempo di concludere, insomma. Sì, stavo guardando se avevo detto tutto, ma mi sembra di sì, per cui posso anche concludere qui. Grazie. Grazie, consigliere Matteo.